Buonasera, sera, si sono allungate le giornate, c'è l'ora legale, fa effetto dire buonasera e c'è chiarissimo ancora. Come chiarissimo è stato il risultato del sondaggio della Demos, commissionato da Repubblica, sulla mappa del tifo in Italia, non so se hai avuto modo di leggerlo, ve la riassumo molto velocemente la situazione. È stato escluso il 21% dei tifosi che tifano squadre che non vanno oltre il 3% prese singolarmente. Quindi su tutto il resto, no, si è fatto il sondaggio. E questo sondaggio ha portato a questa top 5 delle squadre italiane. Al quinto posto c'è la Roma con il 7%, al quarto posto c'è il Napoli col 10%, al terzo posto c'è il Milan col 15%, al secondo posto c'è l'Inter sempre con 15, c'è qualche leggera differenza di percentuale. La cosa sorprendente, no, del tutto normale mi sembra, è che la Juve si attesti al primo posto, addirittura in aumento rispetto al 2023, quando aveva il 29% dei tifosi, quest'anno ne ha il 32%. Vuol dire che bambini, nuove generazioni, eccetera, che si affacciano al calcio hanno manifestato il loro tifo per la Juventus, naturalmente anche un po' sulla scorta di consigli barra ordini ricevuti in casa, magari dai genitori, dai padri specialmente, di tifare questa o quella squadra, insomma, ecco. Però è un dato significativo perché, nonostante una Juventus che non vince da 3 stagioni, questa è la terza, però attenzione, c'è in palio ancora la possibilità per la Juve di giocarsi la Coppa Italia. La Juve resta sempre la squadra più tifata e di rimando la più odiata. Quando, e ogni volta vengo puntualmente rimbrottato, dico che la Juventus è la squadra da battere, non nel senso che è la più forte, perché non è la più forte da un po' di tempo a questa parte, ok? Ma è sempre la squadra da battere, nel senso che per qualunque avversario battere la Juventus dà molte più soddisfazioni che battere l'Inter o il Milan o la Roma o il Napoli o la Lazio, la Fiorentina o il Torino, eccetera, eccetera, eccetera. In questo senso dico che la Juve è sempre stata la squadra da battere e in tante situazioni, in tanti casi, in tante annate è coincisa anche con l'essere la squadra più forte, quindi da battere anche in questo senso, ma da sempre, lo è adesso e lo sarà per sempre, sarà la squadra da battere, quella che dà maggiori soddisfazioni quando la superi sul campo. Sul campo. Sul campo. Non mi viene in mente una pubblicità che ripete 3 volte le stesse cose, allora vado anch'io a ripetere 3 volte la stessa cosa. Quindi, questo nonostante appunto questi ultimi anni, con una sola Supercoppa italiana e una Coppa Italia portati a casa sotto la guida tecnica di Andrea Pirlo, che aveva come vice, poi diciamo tagliato fuori, Igor Tudor, che sembrava dovesse essere un po' il salvatore della Lazio, lo è stato contro la Juventus in campionato, poi non in Coppa Italia, non nel derby, è anche vero che è iniziato scalando una montagna, ovviamente, no? Pochi giorni di allenamento, subito ti si presenta 2 volte la Juve e 1 volta la batti all'ultimo secondo, e il derby, quindi non è che si potesse pretendere, no? Però questo per dirvi che un po' tutti gli allenatori ovviamente fanno fatica, nessuno ha la bacchetta magica, o quantomeno pochi ce l'hanno. Per esempio De Rossi ha avuto una specie di bacchetta magica, bisogna assolutamente riconoscerlo. Questo mi porta ad affrontare un altro tema che è proprio relativo agli allenatori in generale. E cominciamo sulla base, o meglio, di dichiarazioni uscite ieri dalla partita Frosinone, Bologna. Allora, Di Francesco, cultore del gran bel gioco, degli schemi, dell'estetica, ok? Cosa ha detto a un certo punto? Io mi ero stufato di giocare bene e di far fare i punti agli altri, e ha modificato qualcosa del suo credo. Perché? Perché
perché in questo momento conta vincere. Infatti il Frosinone non è più bello come prima, ma conta fare punti a costo di diventare meno belli, ricevere meno applausi, ma sicuramente infondere più gioia nei tifosi perché torni a fare punti e perché ti devi salvare. Questo si chiama pragmatismo, perché alla fine lui dice conta, parole sue di ieri, conta che tu alla fine abbia vinto, che tu abbia portato a casa dei risultati, non che tu abbia fatto divertire. L'ha detto lui, un cultore dell'estetica. Questo significa, ragazzi, che poi ha altra postilla sua. Se poi si riescono a conciliare le due cose, tanto meglio, però voi capite che il risultato alla fine è in certi momenti, la cosa che conta di più. Io non credo che i tifosi del Frosinone, dovendo, se dovessero retrocedere, direbbero: beh, però perlomeno ci siamo divertiti. Se vai a fare la Serie B dicendo ci siamo divertiti in Serie A, secondo me non ci siamo molto, e difatti non credo che sia così. Ma qui non voglio, sia chiaro, sponsorizzare nessuno, parla bene di Allegri, perché tanto lo so dove volete arrivare, assolutamente. È per farvi capire che se si riescono a coniugare le due cose è il massimo, ma in certi momenti è. Poi Allegri ha solo quei momenti lì e siamo perfettamente d'accordo. Ha solo i momenti in cui devi portare a casa il risultato e il bel gioco o la bella giocata nasce a volte di conseguenza. Lui stesso, dopo la partita contro la Lazio, aveva detto: se stai bene fisicamente, mentalmente, se stai attento, se si gioca compatti, di gruppo, saltano fuori anche delle belle trame di gioco. Quindi sono conseguenza di questo. Le belle trame di gioco non sono la base per Allegri. Lui ha rovesciato praticamente le due cose, no? C'è chi mette prima la base, il bel gioco, poi vengono i risultati. C'è chi mette alla base i risultati, poi magari ogni tanto c'è anche qualche bella giocata, qualche bella trama di gioco. Questo per farvi capire che ci sono tante filosofie ed è difficile in molti casi coniugare le due filosofie. L'altra parte delle dichiarazioni che ho preso, che vorrei prendere brevemente in esame, sono quelle di Thiago Motta, che mi ha un po' sorpreso, devo dirlo. Non so se l'avete sentito, se non l'avete sentito vi rinfresco la memoria, il quale ha detto che il Bologna è stato bravo ad adattarsi ad un campo che non era stato irrigato, per una questione di risparmio idrico dato il caldo, ha detto esattamente così. C'era una vena, diciamo così, un po' di risentimento nei confronti del Frosinone, perché? Perché per non favorire il Bologna, che ha uno sviluppo di gioco molto tecnico, praticamente non ha irrigato il campo, o comunque non l'ha irrigato in maniera sufficiente, ritorna sufficiente dal Bologna, per mettere in difficoltà il Bologna. Se una cosa del genere l'avesse detta Sarri, se una cosa del genere l'avesse detta Sarri, si sarebbero tutti scagliati addosso a Sarri, il solito piangina, quello che trova mille scuse se non va bene, è l'orario, è il sole, è il caldo, è la partita dopo 3 giorni, e di quella. Thiago Motta ha detto questo, andatevelo a sentire, eh? Ha detto questo. Oh, tra l'altro, irrigare o non irrigare il campo non c'è una regola che te lo impone, ma è una scelta esclusivamente della società ospitante, quindi il Frosinone ha ritenuto di non irrigare il campo. La storia del risparmio idrico per i primi caldi e per eventuali siccità da affrontare l'ha tirata fuori Thiago Motta, non so se risponda al vero, ma restano queste dichiarazioni. Quindi ognuno è fatto a modo suo, a volte si va a criticare una persona, ma perché la si vuole prendere di mira, ripeto, se l'avesse detto Sarri, ecco il solito Sarri, però vedete che poi gira e rigira, tutti possono dire le stesse cose, o tutti possono anche sorprenderti in certi momenti, senza nulla togliere al fatto che Thiago Motta è uno dei migliori allenatori della nostra Serie A. Iscrivetevi al canale, ci vediamo domani.